Da una sosta all'altra, il Torino ha raccolto la miseria di 2 punti in 5 giornate ed è precipitato dal 1° al 5° posto in classifica, recitando sempre lo stesso copione. Primi minuti di assoluto dominio che lasciano presagire cose e risultati importanti, vanificati però dalla solita ingenuità difensiva che sovverte lo stato psicologico dell'intera squadra. Vediamo chi sale e chi scende dopo la sconfitta in Friuli contro l'Udinese. Sale Ventola. L'attaccante barese, spesso vituperato, stavolta si è fatto notare nei pochi minuti concessi, non solo per il temperamento dimostrato, ma anche per un paio di girate pericolose, una delle quali non si è trasformata in gol solo per colpa di Handanovic e della traversa. Stabile Ogbonna. Se si dovesse giudicare la sua prova dagli episodi, non risulterebbe sufficiente. Incerto nella volata con Quagliarella sulla seconda marcatura che stende il Toro, reo di un fallo da rigore ingenuo ed evidente, sebbene non sanzionato su Floro Flores. Tuttavia, ancora una volta, in generale, dimostra personalità e non patisce troppo. Stabile, Amoruso. Non trova le chiavi giuste per aprire la porta di Handanovic, né le lampadine per illuminare con la sua classe le giocate dell'attacco. Si fa vedere nelle 2 occasioni più pericolose del primo tempo, e poi sbaglia anche qualche passaggio di troppo. Stabile Zemaili. È vero, tiene in gioco Quagliarella in occasione del secondo gol, ma non ci sentiamo di addebitargli troppe responsabilità, anche perché l'azione friulana è stata fulminea e l'assist dalle retrovie di D'Agostino semplicemente geniale. Peraltro il terzino si è distinto per alcuni buoni interventi in fase difensiva, non sempre pulitissimi per la verità. Stabile Zoimel. Seppur collocato in un'altra posizione, ripete la prova anemica di una settimana fa. Non offre continuità e si limita in compiti di interdizione. Stabile Bianchi. Non può giovarsi del modulo che prevede 2 esterni di ruolo, perché cross per la sua testa non ne arrivano. Comunque, nell'unica occasione in cui Amoruso gliene offre uno, corretto da Zemaili, lui lo trasforma in gol. Solo che l'assistente Rosi glielo annulla ingiustamente. Gioca un buon primo tempo e di testa regala anche un bell'assist per Amoruso, ma poi sparisce. Scende Diana. Assente in fase di spinta, non arriva mai sul fondo con lucidità, sfiancato dal suo Anni Rivieni sulla fascia. Commette l'errore che cambia la partita, rinviando su Sanchez ed aprendo la via al primo gol dell'ex Quagliarella. Attraversa un periodo di forma calante, forse ormai si trovava meglio a centrocampo come l'anno scorso. I nuovi Calderoni. Dimostra di non essere lui lo special one, visto che a differenza del suo collega Sereni, non si esibisce in nessun intervento speciale. Anzi, non è impeccabile nelle 2 uscite fatali al Toro. Natali, il suo rientro è in linea con le aspettative. Impeccabile nel gioco aereo, in difficoltà sulla velocità degli sguscianti Sanchez e Quagliarella. Macchia la sua prestazione con una spintarella ingenua ai danni di Quagliarella in area di rigore, che poteva costar cara, obiettivamente però non si poteva chiedergli di più. Per il borsino completo vi rimandiamo al sito www.toronews.net.